In linea di principio bisognerebbe tener conto pure della presenza della carrucola. Infatti questo in realtà è un sistema a tre parti. La ragazza con la cabina, il punto B di massa nulla, ma c'è anche la carrucola, che ha una certa massa e quindi un suo momento di inerzia. Perciò bisognerebbe aggiungere una terza equazione del moto di Newton per tener conto del moto rotatorio della carrucola. Non siamo ancora in grado di farlo perché questo riguarda la dinamica rotazionale, che ancora è un argomento che non abbiamo studiato. Comunque, senza entrare nei dettagli, questa è la terza equazione di Newton per la carrucola e tuttavia, ipotizzando per esempio per la massa per la carrucola una massa di 5 kg, vediamo che comunque il risultato del problema, cioè la forza che fa la ragazza, va corretto soltanto di pochi Newton. Quindi in pratica la presenza della carrucola è trascurabile. Giusto così per la precisione, il precedente risultato di quasi 400 N sarebbe la forza che esercita la ragazza, è perché in questo svolgimento del problema di prima la massa totale del sistema A era di 75 kg anziché di 60. Noi prima avevamo svolto il problema con una massa di 60 kg e il risultato era 318 N. Tuttavia, come abbiamo visto adesso, la presenza della carrucola modifica il risultato soltanto di uno o pochi N.